Ciao amici di mio Pilates, come state? Bentornati nel canale! Sono molto felice delle vostre iscrizioni. Continuate ad iscrivervi se non vi foste ancora iscritti, mi fa veramente veramente piacere. Di cosa parliamo oggi? A cosa ci dedichiamo? Alla cervicale, come già avete intuito dal titolo. Che cosa ci serve? Per eseguire i prossimi esercizi nei prossimi video, allora in realtà eh, potreste tentare di fare tutto un poco senza, però alcune cose non vengono così bene come se eh, con voi riuscite ad avere a procurarvi questi tre eh, eh, piccoli attrezzi. Mi sembra di dare un po' il, gli ingredienti per una ricetta una palla molto una softball molto sgonfia una softball non completamente gonfia quindi un po più spessa diciamo di e quindi un diametro un po più grande e un foam roll che magari non usiamo proprio in questo video ma vi sto costruendo una serie adesso vi spiego una serie di video dal più semplice al più non dico complesso perché non è complesso ma quello che ho voluto fare con questa serie di video che seguiranno è proprio andare a un livello molto, molto base di un lavoro dedicato alla cervicale. Piccola e breve premessa, è doveroso fare questa premessa. L'area cervicale è un'area indubbiamente molto delicata e probabilmente se avete cliccato su questo video è perché qualche acciacco lo avete. Uno, se avete grossi, forti dolori, forti problematiche di dolore, di, di, di equilibrio, di vertigini, eccetera, io devo dirle queste cose. Mi raccomando, non fate questi video, andate dal medico. Eh, da, dal medico di base, il medico di base vi farà andare probabilmente da uno specialista. Lo specialista vi farà fare delle analisi attraverso la, le quali avrete una diagnosi di cosa c'è all'interno, di che cosa è successo. Quindi si potrebbe avere una, una protusione, un'ernia, eh, riconoscere una scoliose, un collo a cigno, insomma, tutta una serie di, eh, di esiti. Che vanno affrontati come primo step a livello sanitario, quindi quello che vi dice il medico farete, d'accordo? Quindi un trattamento con un fisioterapista, con della fisioterapia, quando. A livello sanitario, siete stati trattati, il medico vi dice: Buona, ok, adesso devi co comunque fare dell'attività fisica anche mirata all'area proprio del collo. Allora potete valutare anche questi video da fare sempre con molta, molta attenzione, d'accordo? Attenzione, vuol dire che se sentite male, se si attiva un male che non avete, se peggiora un male che avevate, se insorgono sintomi strani, sospendete e fermatevi. Il, il livello, comunque, che ho voluto dare a questi esercizi è un livello veramente base perché eh, mi sono, a volte non è mai abbastanza dolce il lavoro che si fa sul collo spesso e volentieri si aggredisce il collo con una sequenza di esercizi mo classici che non sono sbagliati eh, però evidentemente di un, bisogna arrivarci a quello okay? a, a quelli che sono gli esercizi più classici per la cervicale che prevedano degli ampi movimenti articolari quello che faremo noi in questi pic, cioè, esercizi che vi, 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 vi passo oggi è di ridurre il livello di mobilità articolare. E non è il primo video che faccio in, in, a riguardo, magari eh, a, fino, a fine video. Vi consiglio proprio come video nella schermata finale un mio video che ho fatto in materia con l'asciugamano, eccetera, proprio eh, sempre un po' sull'argomento, però da in piedi, da sedute. Quindi adesso andiamo ancora a un livello più eh, tranquillo e rilassante. Infatti, questo video, per esempio, può essere fatto in quali occasioni? Chi ha piccoli acciacchi al collo, diciamo piccole, una giornata pesante, eh, un po' di tensione, eccetera. Quindi potete tranquillamente eseguirli alla sera prima di andare a letto perché sono molto molto rilassanti. Oppure, perché no, dopo un allenamento in palestra, al parco, eccetera, vi mettete tranquilli e eseguite questi esercizi, ok? sempre con la raccomandazione di stare eh, all'occhio di stare diciamo attenti a, alle sensazioni che vi manda il corpo ora detto questo mh, che si tratta di una progressione da un livello non oserei neanche dirlo base nel senso ancora prima del livello base esercizi di eh, presa di coscienza del proprio collo attraverso dei, dei, dei dondoli proprio del collo ok Primo step, prima, prima, primo suggerimento: fate un, po una, aspetta, metto di qua. fate un po' una considerazione di come sta il vostro collo. Magari mi dite, Barbara, ho cliccato, evidentemente qualche acciacco ce l'ho. Ok, ci sta. Mettete sdraiati perché la, non, non serve essere, potete essere anche in pigiama, eh, non, non sudate, non, eh, state con il collo che insomma abbia la possibilità di fare dei micro movimenti e non le, senza le sciarpe, queste cose qua, ok? Quindi fate un piccolo eh, ascolto, vi mettete sdraiati, supini nella posizione in cui siete più comodi, per, potrebbe essere a gambe distese. Okay? Potrebbe essere per me, per esempio, a ginocchia flesse, piedi leggermente separati, braccia ai lati del corpo, buona la postura della schiena, quindi non stateli così buttati, fate un bel appoggio del bacino, della schiena. Chi, per chi mi segue, sapete, potete tenere bene piantate le ultime costole, avere un filino d'aria sotto l'area lombare non ha, va bene, okay? spalle rilassate. Potreste avere la necessità di mettere un cuscino, per esempio, ok? Al di là, adesso che mh, mh, useremo la palla, se qualcuno, mettendosi sdraiato, sta in questa posizione con lo sguardo che quasi finisce dietro, è assolutamente necessario mettere un supporto, ok? Che compensi un po' lo spessore generato dall'area dorsale rispetto al pavimento. Quindi, a questo punto. Potete tenere gli occhi chiusi o aperti, non è indifferente, però fate quello che vi dà più eh, serenità e rilassamento. E, fate un po' una fotografia interiore, diciamo, di come sta il vostro collo, sia in posizione statica sia in dinamica. Per dinamica intendo dire cominciate a fare dei movimenti, ma senza forzare, guardate un po' a destra e un po' a sinistra. E sentite come sta il vostro collo quindi movimento di rotazione a destra e a sinistra che coinvolge soprattutto diciamo la cervicale inferiore perché andiamo a rullare con la testa sul pavimento però già vi fate un po' importante ripetere lo stesso esercizio alla fine ok per capire il beneficio diciamo dell'esercizio e fate anche un, una sorta di, eh, come dicevo prima, fotografia sensoriale di come state, se avete male, se avete fastidio, se avete rigidità, ok? Così poi a fine esercizio lo ripetiamo eh, per avere un feedback dall'esercizio stesso. Bene ragazzi, primo esercizio con la pallina, con la softball più sgonfia. Se non ce l'avete ragazzi miei vi invito a procurarla e al limite potreste tenere ad esempio un, un asciugamano o un qualcosa che sia morbido. Chiaro che non va a sostituire la palla perché ci serve la palla sgonfia. Chi per caso in questo momento è riuscito a procurarla e ce l'ha sotto il collo o l'ha usata eccetera sa che la palla dà da una parte sostegno da una parte un po' di instabilità per cui il collo tutto sommato deve sempre fare le sue valutazioni per mantenere una postura centrata e infine anche molto molto piacevole. Crea infine uno spessore rispetto al pavimento che ci permette di fare dei movimenti, però dà proprio questo senso di sospensione che è molto positivo. Bene. I movimenti ragazzi sono davvero semplici, sono dei dondolì, movimenti che tutti conosciamo nel, nella gestualità quotidiana. Perché il primo esercizio che vi propongo di fare è il movimento del sì. Avete presente quando annuite eh, e dite sì con il capo, fate un piccolo dondolì in questo senso quindi. In su e in giù con la punta del naso, un movimento di micro estensione, di micro retropulsione. Ok, e cominciate a fare questo movimento e a trovare innanzitutto il ritmo adatto a voi perché non deve essere frenetico, eh, perché sennò non, è, non ha senso. Dobbiamo togliere da una parte, togliere delle tensioni dall'altra. Con questi piccoli movimenti, senza forzare le articolazioni e quantomeno i dischi intervertebrali, andiamo a creare un, un micro movimento che stimola eh, le capsule, le, le cartilagini a produrre, a che ci sia ancora la cartilagine, scherzo, eh, a produrre anche della, della, del liquido sinoviale proprio per creare un movimento più morbido. ok? Quindi iniziamo a fare proprio questi piccoli movimenti. Voi continuate, eh? non fermatevi, cercate il vostro ritmo e ascoltate la mia voce perché nel frattempo vi darò delle indicazioni. Allora fate un check generale del corpo se state creando tensioni nella schiena, nelle spalle, cercate di abbandonare tutto il corpo e a maggior ragione sentite il peso della testa. Perché in genere, per esperienza, vedo che magari le persone tendono a sollevare la testa dalla palla. No, assolutamente. Lasciatela sprofondare, il che non vuol dire che devo premere in giù, ok? Quello sarà un altro esercizio. Qui dovete abbandonare il peso della testa. Rendetevi consapevoli del vostro respiro, quindi ossigenatevi bene attraverso una respirazione naturale un ritmo e una frequenza che decidete voi, però come immagine vi suggerisco l'idea di l'ossigeno cioè, che portate dentro attraverso ogni respiro va proprio nell'area cervicale come se andasse a rinfrescare, a ripulire. Chiaro che l'ossigeno che respiriamo segue tutto un suo percorso fisiologico, è pure immaginazione, però per migliorare l'efficacia dell'esercizio l'immaginazione eh, vi assicuro che aiuta tantissimo ora riducete via via l'ampiezza già era un piccolo movimento riducete sempre di più fino a fermarvi sono convinta che pur mantenendo ora la testa ferma il vostro corpo ricorda il movimento e avete un po' questa sensazione che vi trascinate di un movimento che continua a questo punto inseriamo il secondo movimento, che è un altro gesto che conosciamo perché è il gesto del no. Quindi quando dite no con il capo, con dei brevi movimenti da destra a sinistra, è questo che vorrei che riproponeste qui ora. Quindi andate un po' a destra a sinistra con la punta del naso con un movimento veramente piccolo, anche perché se, lo se andiamo proprio di lato la testa ci cade e andiamo fuori dal nostro obiettivo. Sentite il peso del collo e il peso della testa, soprattutto collo e testa oltre che di tutto il corpo. Ossigenatevi bene, quindi fate dei respiri profondi e come prima cercate di immaginare il percorso dell'ossigeno che va nell'area cervicale a rinfrescare, a decontratturare l'area. Ok? Se si rende necessario un respiro profondo o più profondo, eseguitelo e cercate di sentire sempre e sempre di più il peso della vostra testa e di identificare il vostro ritmo che non deve essere né frenetico né troppo lento, altrimenti non, non ha effetto è proprio un dondolio. Anche qui piano piano vi fermate, diminuite sempre di più l'ampiezza del movimento che già era piccolo però sempre di più fino a fermarsi. Anche qui ascoltate quella sensazione che pur essendo fermi con la testa si ha una sensazione di movimento che continui. Terzo movimento, terzo esercizio che raggruppa un po' i movimenti che abbiamo fatto prima. O meglio, si passa da tutti i possibili eh, movimenti angolazioni, no, esattamente tutti no. Però la, il senso della circonduzione è un po' quello di raccogliere diversi angoli di movimento. Mm? Mi eseguite dei cerchi, ovvero pensate di avere un gessetto sulla punta del naso, una lavagna davanti a voi e mi disegnate dei cerchiolini. Date sempre il senso di un dondolio, di un movimento ritmico a vostro ritmo, né troppo lento né troppo veloce. Sentite sempre il peso della testa sul cuscino e sentite che riuscite a respirare liberamente. Le spalle sono rilassate, le braccia, le clavicole, il viso, rilassate i muscoli del viso. Ragazzi, non rimanete in tensione con nessuna parte del corpo riduciamo sempre di più l'ampiezza del movimento fino a fermare realmente la testa malgrado la sensazione tra, del, del movimento venga trascinata oltre e mi impostate il secondo giro quindi invertitemi il cerchiolino anche qui date un check al peso della testa al respiro che sia Naturale, piacevole, portate l'ossigeno nell'area cervicale. Rendete insomma anche piacevole questo movimento. Fate dei respiri più profondi se si rendono necessari. E anche qui, via via, riduciamo l'ampiezza del cerchiolino fino a fermare realmente la testa anche se sentite il movimento come l'impressione di continuare a muoversi ora molto gentilmente vi togliete la pallina e tornate con la testa o sul cuscino o a terra fate un primo check sentite come state rispetto a prima sia in fase statica sia in fase dinamica sono convinta, quindi girate la testa da destra a sinistra senza forzare. Sono convinta che rispetto a prima ci sia più escursione di rotazione, vero? E avete la sensazione che il collo, malgrado siano stati veramente dei piccoli movimenti, molto dolci e molto veramente piccoli, sia più caldo. Ora ci dedichiamo a una parte. Di rinforzo della muscolatura perché, come vi ho detto anticipato all'inizio del video, bisogna assolutamente anche rinforzare la muscolatura del collo. Ok, e lo faremo in questo modo: posizionatemi il mento leggermente retratto, quindi mento verso la gola e nuca leggermente in su, schiacciatemi giù bene le ultime costole. E posizionate mano su mano sopra la fronte pensate di sollevare la testa da terra mentre le braccia si impegnano a impedire questa che la cosa avvenga quindi di fatto la testa rimane giù e manteniamo la tensione per 10 secondi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e rilasso. Scommetto che avete sentito una sorta di affaticamento, nulla di, non sono lavori forzati, ma nell'area anteriore del collo. Lo ripetiamo. Vai, posizione di retropulsione, schiena in posizione, la testa tenta di sollevarsi, le mani lo impediscono per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1 e rilasso un respiro profondo, mi do il tempo di risistemarmi. Terza ripetizione, premo le mani sulla fronte, la testa attenta, il sollevamento e 1 di fatto resto giù. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e rilasso. Braccia lungo i fianchi. Iniziamo con tre ripetizioni da 10, ok? Ora pensate con la nuca di schiacciare contro il pavimento. L'impressione è un po' quella che la gabbia toracica di riflesso si sollevi. Quindi premo e mantengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 E rilasso, fantastico. Ora voglio che solleviate un po' la testa e la ruotiate un po', quindi, come ho fatto io adesso. Io lo farò girandomi sempre verso di voi anche quando mi girerò dalla parte opposta, così sentite meglio l'audio. Quindi, siamo in rotazione con il capo. In particolare, vedremo meglio le rotazioni nei prossimi video ma questo incide bene sull'area cervicale medio alta mi appoggio la mano sul viso sulla guancia e sullo zigomo con la testa penso di ritornare dritta al centro mentre con la mano lo impedisco ok vai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e rilasso Ovviamente mettete una forza veramente mh, leggera, ok? Non serve caricare di tanto, davvero l'importante è sentire che c'è lavoro muscolare. Lo ripetiamo, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e rilasso. Ultima volta, vai, premo 1. 2, 3, rilassa le spalle, respira profondamente. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e lentamente aiutatevi proprio quasi manualmente a tornare nella posizione centrale. Bene, dall'altra parte ragazzi, quindi sollevo un po' la testa e io mi giro dallo stesso lato. A fine video li farò doppia razione dall'altra parte, ok? Così sentite meglio il conteggio. Vai, l'esercizio ormai è noto. Vai, 10 secondi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rilasso in posizione, senza la forza. E di nuovo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, dai, che ci manca l'ultimo, respiro, rilassa la posizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rilassa e molto lentamente, proprio manualmente, aiutati a tornare in asse. Fantastico, ragazzi! Ci serve adesso il foam roll. Se ce l'avete, una pallina, meglio di tutti il foam roll. E ci dedichiamo un po' di coccola alla fine, cioè una semi-coccola in realtà, perché eh, potrebbe fare un, dare un po' di fastidio. Allora, ci mettiamo sdraiati sul fianco e appoggiamo il foam roll proprio nel, uh, sotto all'area del collo in modo da intercettare anche l'occipite che è l'osso proprio qui alla base del cranio ok il braccio di sotto lo tenete disteso lungo il pavimento l'altra mano ci serve a tenere fermo diciamo il roll e quello che dovete fare è semplicemente rullare ok quindi mettete la maggior parte del roll dietro a voi eh, andare all'indietro con testa, e vedete che si muove anche la spalla. Quello il feedback che avrete qual è? È quello di sentire l'area tra l'occipite e il collo che viene, come dire, ma ma massaggiata. Rimanete in questo movimento ancora lento e gentile, respirando profondamente per una ventina di secondi, ok? Respirate profondamente. Muovete se vi all'occorrenza il roll in modo da spostare un po' il punto di applicazione del massaggio e arrivate proprio fino a dietro, quindi un po' il roll cammina in avanti, eh? quindi ogni tanto riposizionatelo, più eseguite questi movimenti più vi accorgete che potete andare a un certo punto anche oltre. Direi che 20 secondi li abbiamo fatti. A discrezione potete rifare, ok? Altri 20 secondi se trovate piacevole. Ass assolutamente Io lo trovo molto, molto piacevole. Contiamo insieme. Intanto, preparatevi dall'altra parte. Io resto dallo stesso lato perché così sono più vicina al microfono. Contiamo insieme altri 20 secondi. Poi, se questo video vi è sembrato utile per la vostra condizione, e adesso lo capiremo anche insieme al test finale, potete allungare, per esempio. Le, le varie parti. Potete fare più lunga questa parte con il roll, più lunga la parte iniziale con la pallina, più lunga la parte aumentare anziché tre ripetizioni da 10 secondi, farne 5. Gestitevi un po'. Cliccando stop, magari sul video, cosa dite? In modo da sentire, cioè mh, sentite anche voi quale parte vi serve di più. Magari è un, va bene così con la posologia che ho dato io. Magari sentite più, più beneficio da una parte di questo video e quindi potenziatela in, te, in termini di tempo. Fa, raddoppiate tra virgolette la dose. Ok, a questo punto. Togliamo il roll, torniamo nella posizione iniziale che per qualcuno potrebbe essere con il cuscino dietro e chi ha usato il cuscino, per esempio, adesso potrebbe rendersi conto che in realtà eh, potrebbe stare senza cuscino. Fate anche questa considerazione e poi mi fate semplicemente quello che era la che vi, vi ho invitato a fare all'inizio, un ascolto statico cioè, di come sono le sensazioni del vostro corpo, quindi chiudete pure gli occhi in questa fase perché così sentite la vostra cervicale che parla più forte, ok? Se siete come prima in termini di fastidio, in termini di, rigi di rigidità, di calore e poi lentamente provate. Io mi ruoto veramente tanto, ma senza forzare rispetto a prima, senza aver fatto come avete potuto. Vedere provare su di voi movimenti molto ampi che erano proprio quelli che in una fase voi rimanete giù e eh, mi alzo io per andare a stoppare il, il video, ok? Ma voi rimanete ancora giù come vi ho detto. All'inizio, eh, eh, ovviamente, ho le solite problematiche di fine video, eccomi qua. Eh, mamma mia: 27 minuti, scusate, l'ho tirato un po' lungo questo video, però era anche necessario tenere una, un ritmo lento, d'accordo, proprio per avere. Più eh, anche la, eh, diciamo, la connotazione del rilassamento in insieme agli esercizi, perché eh, anche solo intercettare il rilassamento e riuscire a rilassarsi porta beneficio all'area cervicale. Ripeto, per problemi eh, più seri non ancora trattati, mi raccomando, andate a farvi a fare una visita, insomma, affrontate la questione in ambito medico. Seguitemi se se questo video vi è piaciuto e soprattutto se siete stati bene e se anche ascoltatevi, mh, se è sera, ascoltatevi nel sonno, ascoltatevi il giorno dopo. Insomma, aspettate un, mh, anche un giorno per capire l'efficacia di questi esercizi. Se siete stati bene, se non avete avuto problematiche, se non sono insorti sorti dolori. Eccetera, potete assolutamente fare anche i prossimi video. O meglio, ripetere questo e aggiungere eventualmente anche i video prossimi che pubblicherò bene ragazzi grazie per la vostra attenzione per la vostra eh, concentrazione sugli esercizi iscrivetevi gentilmente se non vi siete ancora iscritti mi farebbe mi fa molto molto piacere anche ricevere i vostri feedback così da regolare anche il, il, i prossimi video va bene allora vi aspetto con eh, sempre su questo canale con il video successivo dedicato all'area cervicale a prestissimo!